lavoratori del comparto agricolo hanno manifestato davanti la prefettura contro la loro sostanziale esclusione da ogni tipo di ristoro e dal decreto sostegni. L'iniziativa, organizzata dalle segreterie territoriali di categoria, è la prosecuzione della manifestazione organizzata lo scorso 31 marzo a Roma. Zero sostegni, zero diritti. Non sono state ancora date risposte a quei lavoratori indicati per tanti mesi come essenziali e che sono stati esclusi dal diritto a qualsiasi sostegno, malgrado abbiano subito la perdita di milioni di giornate di lavoro a causa dell'emergenza Covid. Oggi, in occasione della mobilitazione nazionale per i lavoratori agricoli, per i florovivaisti, per il settore della pesca e per gli agriturismi, abbiamo chiesto più diritti, più contrattazione, più confronto. Abbiamo richiesto in questa iniziativa di mobilitazione che qui in Calabria si è svolta in tutte le prefetture, abbiamo richiesto di modificare il decreto sostegni, quindi più diritti e più incentivi per il settore agricolo e della pesca. E cogliamo l'occasione di questa iniziativa per ribadire l'importanza qui in Calabria, in una regione a vocazione agricola e circondata dal mare, di valorizzare il confronto, la contrattazione e più investimenti digitali, materiali e immateriali per una regione che ha bisogno di lavoro, per una regione che ha bisogno di lavoro di qualità. E qui oggi abbiamo anche ribadito l'importanza di rinnovare i contratti provinciali in tutte le province, ma anche di valorizzare il confronto regionale a tutela del lavoro, ma anche valorizzando il lavoro di qualità e le eccellenze dell'agroalimentare, che sono due facce della stessa medaglia. Siamo davanti a tutte le prefetture d'Italia, intanto davanti a tutte le prefetture della nostra regione, perché noi chiediamo, come abbiamo chiesto in un documento nazionale, che i bonus siano stesi anche ai lavoratori stagionali agricoli. I bonus che in tutti i DPCM nell'ultimo decreto sono concessi ad altri lavoratori, a lavoratori del turismo e ad altri, da questi bonus sono esclusi i lavoratori agricoli. Riteniamo sia un fatto gravissimo, perché i lavoratori agricoli, soprattutto gli stagionali, durante soprattutto il primo lockdown, il periodo molto duro della pandemia, sono stati coloro che hanno lavorato, sono stati coloro che hanno consentito alle persone di mangiare, il cibo arrivava sulle nostre tavole e loro hanno lavorato, si sono, come dire, anche rischiando, e noi crediamo che sia giusto anche per loro, ma anche per i lavoratori della pesca, che i bonus siano estesi anche a loro. Queste manifestazioni tendono a far sì che si modifichi il decreto sostegni, si modifichi e si dia spazio anche al lavoro agricolo. Come le dicevo, vantieri siamo stati di fronte al Senato, oggi in tutte le prefetture d'Italia stiamo rivendicando questo che noi riteniamo sia un diritto, sia un elemento anche portante di un paese democratico, dove tutti i lavori debbono essere ugualmente trattati. Noi oggi facciamo questa mobilitazione, se questa mobilitazione non sortirà gli effetti che noi speriamo, più tardi noi consegneremo a Sua Eccellenza il Prefetto questo documento dove spieghiamo anche sinteticamente le ragioni di questa mobilitazione, e poi i prefetti provvederanno loro a trasferire al governo questo documento. Se non sortiranno effetti, noi comunque produrremo, anche nel rispetto delle norme anti-Covid, altre iniziative, perché riteniamo che questi lavoratori non possono essere esclusi dai bonus del governo. Noi stamattina siamo qui, come in tutte le prefetture della regione Calabria, per sollecitare il governo alla una modifica del DPCM Ristori, che ha lasciato indietro i braccianti agricoli, che sono la categoria più povera e più precaria che c'è in Calabria e forse la più indispensabile. Questi sono i motivi che ci hanno portato a fare queste manifestazioni, che comunque penso che queste manifestazioni, se il governo non si accorge di queste persone, di questi lavoratori, non ci fermeremo qui. Questi sono i motivi che ci portano in piazza, come ci portano in piazza anche per sollecitare una cassa integrazione per i pescatori, altra categoria altrettanto povera e altrettanto abbandonata. Io mi auguro che il governo possa prestare attenzione, l'aveva fatto un anno fa, riteniamo che è giusto farlo ancora una volta, perché la precarietà di queste persone li spinge verso una precarietà che è insostenibile. Qui per manifestare la rabbia, l'amarezza e la delusione dei lavoratori del comparto agricolo e florovivaismo per non essere stati inseriti
nel decreto sostegni riguardo, diciamo, gli aiuti, un settore che è stato discriminato, e quindi oggi rivendichiamo alle istituzioni, al governo e alla politica l'inserimento all'interno di questo decreto e soprattutto uno sblocco dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro nel settore agricolo, che ancora nei territori di Catanzaro, Crotone e Vibo non hanno prodotto gli effetti sperati. E l'appello che facciamo è anche l'attivazione di una cassa integrazione stabile a favore del comparto della pesca, che già sta avendo numerosi disagi a causa della riduzione delle attività. Quindi questi sono gli appelli che facciamo e speriamo che vengano ascoltati dal governo e che nei prossimi giorni possano trovare una modifica per dare delle risposte a tutti i lavoratori del comparto e soprattutto a questi lavoratori che hanno, nel periodo di pandemia, hanno dato un forte sostegno non solo all'economia ma anche a tutte le famiglie e al fatto che il cibo nelle nostre tavole è arrivato dappertutto.